Signore e signori, buon pomeriggio da Siena, Piazza del Campo. Oggi è il 26 di maggio 2019 ed è il giorno, come dal regolamento, è l'ultima domenica di maggio dove vengono estratte le tre contrade che prenderanno parte poi con le sette che corrono d'obbligo alla prossima carriera. È un palio che si presenta abbastanza invernale, dato che vediamo gli ombrelli aperti, c'è questa perturbazione che ha colpito un po' tutta l'Italia e ci terrà compagnia fino, credo, a marzo, sì, a martedì o mercoledì, per cui dobbiamo viverla tutti così abbastanza. Chi c'ha i cappotti, chi c'ha l'impermeabile, c'ha l'ombrellone, insomma tutto un aggeggio che non ha il sapore normale di quando vengano sorteggiate le contrade. Allora, le contrade corrono d'obbligo sono l'Onda, la Selva, il Bruco, la Torre, la Civetta, l'Aquila e la Pantera, per cui un gruppo di sette dove già troviamo quattro contrade rivali, l'Aquila, la Pantera e la Torre con l'Onda, per cui diciamo un palio già che ha un po' il suo momento caldo. Allora, siamo in diretta dalla Piazza del Campo, ringraziamo come sempre l'ospitalità della famiglia Segni che ci ospita nel suo ristorante qui nel Palazzo degli Uniti e ci dà questi affacci che ci possono permettere di poter vedere tutto quello che accade in questo primo momento. È il primo momento che mette in moto tutto il meccanismo del prossimo palio, perché significa avremo alla fine dell'estrazione la composizione delle 10 contrade che prenderanno parte alla carriera e da quel momento praticamente inizia sia il lavoro delle dirigenze palio e poi le contrade per prepararsi per la carriera. Logicamente è stato un periodo dove anche le corse di addestramento che ci hanno accompagnato gli anni passati, partendo un po' da metà maggio per arrivare poi all'attesa della chiamata ai cavalli alle previsite, quest'anno con la pioggia sono tutte saltate, sono tutte sballate, per cui significa regionale sulla frequenza 88 del canale civico senese e poi tutti coloro che ci seguono in streaming, che sono tanti, e dovrebbe essere collegato anche con noi lo streaming di Ivo TV, per cui abbiamo una platea molto larga. Colgo l'occasione per salutare mia figlia che è a Madrid, c'è anche Guido, un suo amico che è andato a trovarla, per cui anche loro stanno seguendo in streaming e questa è diciamo la novità tecnica che ormai da anni ci permette di poter raggiungere tutto il mondo e di sentire e far vedere quello che accade nella nostra città. E qui poi c'è Cecilia con me e il buon Luca, detto il fresco, il quale poi ci racconterà anche i login. Allora Cecilia, parliamo delle sette che corrono d'obbligo in attesa poi delle tre che saranno estratte, però c'è una situazione di tre contrade squalificate e poi le altre che sono in attesa. Buonasera Franco, buonasera Luca, buonasera a tutti. Clima, come dicevamo, un po' autunnale. Abbiamo corso il palio straordinario ad ottobre con un clima estivo, adesso abbiamo questa estrazione un po' anomala, vediamo gli ombrelli eccetera. Il primo atto ufficiale, come diceva Franco, della carriera di Provenzano 2019 e si torna a respirare aria di palio. Sono 10 i popoli in attesa, anche se per sette di loro ci sarà la possibilità di essere al canape la sera del 2 luglio accanto a Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila e Pantera che corrono di diritto. Nicchio e Valdimontone infatti attendono l'appuntamento con la sorte per vedere annullata la loro squalifica di un palio. La Tartuca invece, se estratta, sconterebbe uno dei due pali di squalifica. Le bandiere delle contrade estratte saranno
collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco, come sappiamo, di quelle che partecipano di diritto alla carriera, mentre le restanti sette saranno posizionate alle finestre del secondo piano. In caso di estrazione di Nicchio, Tartuca o Val di Montone, le loro bandiere saranno esposte in ordine alfabetico agli ultimi posti delle finestre del secondo piano. Quindi possiamo un po' sintetizzare così questa estrazione di oggi: sette corrono di diritto, appunto Onda, Selva, Brucco, Torre, Civetta, Aquila e Pantera; sette attendono l'estrazione, ovvero Chiocciola, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa e Oca, e tre attendono di scontare la squalifica, ovvero Nicchio, Tartuca e Val di Montone. Per cui, Franco, occhio alle trifore, perché il regolamento prevede che in caso di estrazione delle contrade squalificate le loro bandiere vengano posizionate agli ultimi posti del secondo piano del Palazzo Pubblico e, come abbiamo visto, in ordine alfabetico. Dunque, se le chiarine suonassero per la prima volta dal secondo piano, si saprebbe già che è stata estratta almeno una delle contrade squalificate. Se venisse esposta per prima la bandiera del Val di Montone all'ultimo posto, ci sarebbe la possibilità che siano state estratte anche Tartuca e Nicchio. Se venisse messa all'ultimo posto per prima la Tartuca, ci sarebbe la possibilità anche per il Nicchio. Se invece venisse messa per prima la bandiera del Nicchio, sarebbe solo il popolo dei Pispini ad esultare tra le tre squalificate. Allora, grazie, è stata eccezionale Cecilia, veramente fatto un compito bellissimo con tutte le informazioni. Però prima di andare in pubblicità, perché mi hanno chiesto la linea, una battuta con Luca Virgili. Io ho fatto questo ricordo dello streaming e te, diciamo, con Login lo usi molto. Allora, cosa è significata questa realtà tecnica che ci ha permesso di spaziare nel mondo? Dunque, i significati sono stati enormi, soprattutto quando noi cambiamo tra... abbiamo poco tempo, forse dobbiamo passare alla pubblicità prima, poi ne parlo dopo, va bene? Allora, andiamo subito alla pubblicità, vai! Sono le 18:45, alle 19 ci saranno i primi squilli delle chiarine che annunceranno l'operazione di estrazione, come ci ha raccontato Cecilia, con tutto il marchingegno delle squalificate, la posizione delle bandiere, poi lo ripeteremo. Allora, si stava parlando del mondo di internet streaming con Luca Virgili. Sì, dunque, intanto per cominciare, come te hai accennato, buonasera a tutti intanto, e sentiamo anche i primi cori delle contrade che stanno entrando in piazza. Questo è una giornata prettamente invernale, lo vediamo benissimo. Allora, dunque, per quello che riguarda il mondo di internet, io devo dire che è la vera novità, perché se io accendo, che ne so, Instagram o Facebook, vedo in questo stesso momento molte persone che da tutte le parti d'Europa, ma non solo, ma anche del mondo, hanno i televisori accesi. E che cosa c'è in questi televisori accesi? Siccome le televisioni sono smart TV, sono quindi connesse al mondo di internet, automaticamente lanciano il segnale di, per esempio, Canale 3 Toscana in questo caso, e possono vedere ovunque il segnale di Canale 3. Ora, questo naturalmente ha facilitato per tanti.
Ecco, ora è facile, lo vedi in diretta, immediatamente, in tempo reale, per cui ecco, internet significa questo, significa una forte apertura, un'apertura al mondo che ci dà naturalmente, e questo è stato anche poi dopo oggetto di forti discussioni durante l'inverno, dei grandi vantaggi di informazione, ma anche dei grandi svantaggi, perché naturalmente poi sei sempre sotto la pistola puntata del giudizio collettivo. Per cui anche i nostri comportamenti sono protesi a cambiare in questo senso, no? Perché bisogna cercare di essere adeguati a una morale diversa, con tutta probabilità. Questa cosa qui già io la avvertivo moltissimi anni fa, 20 anni fa, in una discussione sempre a Canale 3 durante un programma del mattino di 96 ore di Palio, dove partecipavano allora persone che non avevano la coscienza di internet. Oggi invece la coscienza di internet ce l'hanno veramente tutti, perché tutti ne fruiscono. Allora, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo nel mondo, per cui significa un saluto da Piazza del Campo. E un'altra novità che riguarda la nostra rete, abbiamo rimesso in funzione, ritoccandolo, il logo che era il logo di quando iniziamo le trasmissioni, 278, il logo questo bianco e nero con scritto Canale 3, per cui significa c'è anche questo, dedica un po' alla Balzana, colori di Siena, bianco e nero, della nostra bandiera della città. Poi abbiamo anche la nuova Web TV, che con tanti nuovi contenuti. Poi saluto e ringrazio il partner tecnico per questa diretta Rete Ivo, nella figura di Giacomo Burroni, e dal lunedì 3 giugno ogni giorno partirà una striscia con il titolo Entrata fiancata, e sono contenuti di Palio, per cui ci accompagneranno fino alla presentazione del drappellone. Vediamo anche le immagini dal comune, c'era collegata, per cui abbiamo anche l'altra camera con Patrizia Salerno al Palazzo Pubblico. Poi al volo i primi commenti dei capitani quando usciranno dalla riunione, tutti con l'ombrello, per cui è un Palio questo di luglio che, rispetto allo straordinario d'ottobre, dove abbiamo vissuto un clima che era spettacolare, eccezionale, qui vedete tutti gli ombrelli aperti in Piazza del Campo, infatti sta piovendo ed è tutta la giornata che c'è questa leggera pioggia, non è terribilmente offensiva, però è fastidiosa, e vedete le persone si coprono con l'ombrello. Allora Cecilia, siamo in attesa, ci hai raccontato tutto quello che saranno gli esempi e gli adempimenti per l'esposizione delle bandiere, per cui ripetiamo: Onda Selva, quella pantera, le sette contrarie che corrono d'obbligo, e abbiamo fatto notare, lo ripetiamo ancora, quattro rivali che sono l'Onda Torre e Aquila Pantera, anche se con l'Onda Torre c'è l'analisi che per la Torre l'Onda non è avversaria, invece per l'Onda la Torre è avversaria. Insomma, c'è tutta una questione che forse sarà sistemata, ci vorrà l'intervento dell'ONU per capire che cosa può accadere. Poi le squalificate Nicchio, Tartuca, Montone, in relazione a quali sono stati i comportamenti nelle carriere passate, e poi in attesa dell'estrazione Chiocciola, Drago, Giraffa, Iste, Cellocorno, Lupa e Oca. Oggi c'è il giro del drago Franco, la festa titolare del drago in onore di Santa Caterina, e quindi è il giorno delle onoranze alle consorelle. Ci sono stati festeggiamenti della contrada della Tartuca per la vittoria del palio straordinario del 20 ottobre scorso, sabato scorso, la festa nel rione che era stata rinviata inizialmente per maltempo e che aveva come tema i viaggi straordinari. Ieri sera invece la cena della vittoria e del piatto contemporaneamente.
C'è da fare un'annotazione importante, anche molto bella, all'artista senese Massimo Stecchi, incaricato dalla giunta comunale di dipingere il drappellone per il prossimo palio del 2 luglio, ha rinunciato al rimborso spese chiedendo al comune di devolvere la somma al gruppo donatori di sangue delle contrade di Siena, Ollus, perché si legge nella motivazione meritevole per l'attività perseguita nel campo del mutuo soccorso, un impegno che conferma l'importanza delle nostre contrade sempre pronte a sostenere il territorio e i suoi cittadini. Allora, me lo fai venire qua Giacomo al telefono, ok. Allora, come vi sta raccontando Cecilia, come poi sentiremo anche Patrizio su certi collegamenti, ora c'è un breve stacco pubblicitario, passiamo nuovamente la linea alla regia e ci risentiamo fra pochissimo dalla Piazza del Campo, come sempre ospiti della preziosa famiglia Segni che ci mette a disposizione il suo locale per fare le nostre dirette. Lina, la regia. Chiaramente questo è un godimento per le squalificate, significa tanto gli si leva una. Vediamo qual è la bandiera, è la Tartuca, allora sono un che aveva un palio, a questo punto ha due pali, a questo punto se ne salva uno. E vediamo ora Tartuca se c'è un'altra delle tre squalificate, una è uscita però solo. No, sono andati via per cui. Allora, Tartuca è stata sorteggiata nel primo giro quando il sindaco ha preso le ghiandine dalla urna contenente 17 e praticamente era una delle tre, allora poi ci sarà stato un ulteriore recupero per avere, essendo la Tartuca nelle tre sorteggiate però squalificata, a quel punto vediamo odora quando le chiarine saranno al primo piano, si aprirà la trifora e poi ad una le tre contrade partecipanti alla prossima carriera, per cui Tartuca che ha due pali di squalifica ne sconta uno, in questa maniera diciamo ha dimezzato la propria pena subito al primo giro di pista per l'estrazione del palio di luglio del 2019. Ricordiamo la Tartuca ha celebrato ieri la propria festa della vittoria e ha fatto poi come celebrazione anche la cena del piatto, per cui significa oltre che la cena della festa della vittoria anche la cena del piatto, e ha concluso i festeggiamenti della carriera vittoriosa guadagnata sul campo il 20 ottobre del 2018 in occasione del palio straordinario, per cui Tartuca ha tolto una delle due squalifiche che aveva. Allora, ora attendiamo che arrivino, ecco stanno aprendo, per cui a questo punto ora è il momento di grande libidine per i senesi, perché tutti attendono e sperano di vedere la propria bandiera uscire dalle trifore e partecipare alla prossima carriera. Chiaramente vedete quanto è bello questo immagine, sentiamo le chiarine.
Allora, vediamo la prima, si apre la trifora ed è la giraffa nuovamente in campo, giraffa nuovamente nelle partecipanti alla prossima carriera, e la prima delle tre, vediamo ora l'attesa della seconda, giraffa che con Onda Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, per cui siamo a 8 contrade, vediamo la nona, giraffa, ecco si apre, ed è là il montone, no, la chiocciola, scusate, no, no, no. Chiedo bene, chiedo scusa, la chiocciola che è la seconda estratta, no, anche perché c'è stato un po' un problema che poi chiocciola, giraffa chiocciola. Ed ecco la terza e ultima contrada che prenderà parte alla prossima carriera, ed è il drago vittorioso a luglio del 2018, vedete sotto i contadaioli della contrada di Camporeggio che stanno esultando, oggi è il giro del loro festa titolare, il drago nuovamente sul campo, ed è praticamente a questo punto conclusa l'operazione per il sorteggio, giraffa, chiocciola, drago, con Onda Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, che prenderanno parte alla prossima carriera. Allora Cecilia, c'è una squalificata a dimezzato e poi arrivano le altre tre. Stavo dicendo prima dell'aspetto dei bandieri, e te so che stai facendo uno studio accurato sul dipingere dei bandieri, che nell'ultimo periodo, cambiando le composizioni dei colori e delle, diciamo, motivi di fantasia nelle bandiere stesse, si può scambiare a volte una contrada con un'altra, per cui significa, quando ho detto montone, ma invece era giustamente la chiocciola, sì, infatti vedevo il colore giallo e rosso. Sono abbastanza arrotolate in questo momento, non c'è un filo di vento che le fa sventolare, non è che si vedono benissimo. Ora se guardi da qui, noi perché le conosciamo e sappiamo quelle estratte e anche quelle che correvano di diritto, però chi non le conosce bene non riesce, non si distinguono, no? Allora, Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, poi è arrivata la giraffa, la chiocciola e il drago. Queste sono le 10 contrade che prenderanno parte alla prossima carriera. Qui un palio. Allora, passiamo la linea allo studio per la pubblicità e poi rientriamo per continuare la diretta. Parte la prossima carriera, chiocciola, drago, giraffa, ed ora ad una vengono appese al secondo piano le contrade che invece correranno d'obbligo il palio del 2020 di luglio, che però chiaramente parteciperanno anche loro al corteo storico, alla festa stessa. Allora, Cecilia, raccontaci questo secondo momento. Allora, questa estrazione chiaramente dà l'ordine per le contrade, le comparse delle contrade al corteo storico, tra quelle che non corrono, perché sappiamo che l'ordine, c'è un ordine specifico per entrare in piazza nel corteo storico, quindi tra le contrade che corrono dall'Onda fino al Drago e tra le contrade che non corrono quelle che vediamo adesso alle trifore del secondo piano del Palazzo Comunale. E sono Nicchio Montone, l'Istice, Leocorno, la Lupa, la Tartuca l'abbiamo vista già esposta perché era stata sorteggiata, e ora praticamente manca l'ultima o l'ultime due. 4, 2, 6, 7 manca l'ultima. Eccola, si riapre la trifora ed è Loca che viene messa in ordine al secondo punto. Allora Luca, che palio è? Dunque, là, il palio che si presenta, vedo
che ha già delle dinamiche politiche in atto, no? Perché che cominceranno da stasera, anzi da questo momento sono andati anche le tre contrade a completare il gruppo e quindi tutte le politiche ora si vanno a miscelare insieme. È abbastanza evidente che ci siano dei rivali in campo e quindi abbiamo l'Aquila e la Pantera, abbiamo l'Onda e la Torre, però abbiamo anche delle contrade che sono assenti dalla vittoria da diverso tempo e in questo caso abbiamo l'Aquila sicuramente con tutti, ma poi abbiamo anche la Chiocciola che è una contrada, insomma, con forti desideri di vittoria. In questa composizione naturalmente nessuna delle altre si deve escludere perché il palio moderno ci insegna che tutti poi una volta al pronti via si dimostrano sempre nella condizione migliore per cercare di trovare la vittoria sul campo. Anche perché prima a volte dicevamo, cioè Patrizio, dicevamo che c'era chi aveva vinto l'anno prima difficilmente voleva vincere l'anno seguente, invece oggi tutte le persone sono soprattutto, questo è il capitano della giraffa che viene acchiappato dai propri contradaioli, abbracciato, vedete c'è tutti questi momenti di grande euforia, di grande affetto e torniamo all'immagine delle tre contrade estratte e praticamente il palio si mette in moto da questo giorno con poi i vari appuntamenti che sono le corse di addestramento che salvo meteo dovrebbero essere già iniziare non forse questa settimana no perché c'è dei problemi ma per le prossime. Linea a Patrizio al Palazzo Pubblico. C'è la giraffa ma hanno fatto diventare. Consiglio di Siena, buonasera, primo atto di questa stagione qualiesca a tutti gli effetti, il tempo non ci ha voluto bene, però mi sembra che le cose sono andate tutte per il verso giusto. Ma sono andate come al solito, molta emozione, molta tensione, dentro la sala c'era il solito nervosismo, la solita scaramanzia se vogliamo, quindi poi tutto è filato, la macchina oliatissima, sapete bene che l'ufficio palio lavora benissimo e quindi è tutto andato secondo la prassi, diciamo. Fermiamo anche l'ordine, quindi la torre ha estratto la tartuca, giusto? Sì, sì. E Istrice, la prima delle contrade, quindi la giraffa e poi successivamente Pantera e Val di Montone, giusto? Esatto, esattamente, e l'ultima contrada ha estratto il drago, Val di Montone ha estratto il drago, precisamente. Raccomandazioni fatte ai capitani in questa circostanza visto che si inizia? No, ancora no, anche perché bisognerà parlarne quando incomincia davvero la parte più propriamente tecnica, diciamo, riguardo alle raccomandazioni. Siamo chiaramente sotto osservazione, sotto tutti i punti di vista e quindi ci vorrà la massima responsabilità, ma non ho dubbi, abbiamo dei dirigenti delle 17 contrade di primissima qualità, quindi non ho dubbi che il senso di responsabilità sarà al massimo, anche se ovviamente poi il senso di appartenenza ovviamente farà la sua parte, ma confido davvero che le contrade abbiano un senso di responsabilità assoluto per questi pali. Su Mossiere? Mossiere è stato nominato Bartolo Ambrosione su richiesta dei capitani, voi sapete che la mia posizione in questo caso è sempre la stessa, accetto ben volentieri l'indicazione dei capitani anche perché poi sono loro sostanzialmente che come ho già detto in altre occasioni il gioco lo fanno loro, io tutelo la festa, quindi è giusto che il Mossiere se lo scelgano capitani. Certo che un personaggio come Ambrosione per l'esperienza che ha dà anche una certa sicurezza.
Ma io non voglio fare valutazioni, è certamente una persona di grande esperienza, lo riaccogliamo con soddisfazione e con fiducia, quindi ritengo che sarà un lavoro come al solito delicato, ma che lo saprà fare molto bene. Sindaco, si preannunciano delle novità per questo palio, a proposito farmaci, antidoping al cavallo vittorioso, ci sono delle novità su questo? Si partirà da questo già dal palio di luglio oppure è soltanto un progetto per i prossimi anni? Abbiamo da dover rispondere al Ministero che ci ha mandato delle lettere e ne parleremo domani con i capitani proprio di questo, quindi la Commissione ha lavorato molto bene, ne parleremo per vedere se licenziare immediatamente il nuovo protocollo oppure se rimandarlo, ma è una decisione contrariamente a quello che si pensa, io ascolto sempre quello che viene detto da parte delle contrade e non solo da parte delle contrade ma anche da parte di tutte le persone e di tutti i cittadini, quindi sarà una valutazione che farò una volta ascoltati tutti. Domani ci sarà un incontro, sì. Anche per quanto riguarda la commissione regolamento che sta lavorando intensamente anche questa settimana, è possibile prevedere che il lavoro venga concluso entro luglio oppure gioco forza si va oltre? Allora sulla commissione regolamento faremo delle valutazioni, è possibile anche che decidiamo delle sperimentazioni, ma è una decisione che prendiamo collettivamente. Fra l'altro voglio ringraziare tutta la commissione perché stiamo lavorando veramente in maniera armonica, questo lo voglio dire perché talvolta proprio per il senso di responsabilità di tutti i componenti. Non è una commissione diciamo tecnico-politica, è una commissione veramente cittadina e questo devo ringraziare tutti i componenti della commissione che hanno dimostrato davvero senso civico oltre che capacità politica in altre sedi. Sperimentazioni quindi per quanto riguarda alcuni segmenti che state analizzando? Eventualmente, vedremo, ma è una decisione anche questa collettiva che non prendo certamente da solo. Sindaco, se questo è maggio e l'estate sarà così, si può pensare anche di rifare un palio straordinario a ottobre? Non tentiamo troppo la sorte, abbiamo già avuto un palio davvero bello, davvero molto, molto, molto appassionante, con dei colori straordinari, però il palio del 20 ottobre è veramente una cabala che forse sarà bene non sfidare ancora una volta la divinità del palio, non vorrei che questa volta ci punisse. Mai visto la polemica su questo discorso delle assicurazioni? Ma guardi, io credo che nel palio il palio è così, ognuno giustamente, il palio è la massima espressione della democrazia. Tutti, dal contradaiolo al dirigente, hanno diritto di dire la loro, è legittimo che quando c'è una spesa le persone abbiano, che si devono anche spendere, facciano delle valutazioni, ma qui noi siamo per tutelare la festa e per cercare di dare la massima copertura a tutto quanto, questo bisogna che capiscano i miei cari concittadini e tutti i contradaioli, che qui non siamo per danneggiare né proprietari né nessuno, siamo per tutelare la festa, che siamo... Vedete bene quanti rischi corriamo quotidianamente per la nostra festa, che è la civiltà della nostra città, quindi noi lavoriamo per tutelarla. Capisco che queste spese siano antipatiche da dover sostenere, però è anche una forma di tutela. Grazie al sindaco di Siena. Allora abbiamo sentito il sindaco, lunga intervista con i vari giornalisti che erano presenti davanti al Palazzo Pubblico e vediamo questo cambio di immagine con la piazza che lentamente si sta svuotando, c'è tutto il gruppo dei contraioli del Drago con i due alfieri, il tamburino, chiaramente il Drago nella festa della festa titolare, c'è anche la festa che è stato estratto e a luglio sarà nuovamente in pista, per cui significa la contrada che ha vinto a luglio dell'anno scorso nuovamente partecipa al palio. Allora c'è il capitano del Drago con Patrizio Salerno, passiamo subito alla linea. Un brevissimo commento.
la migliore delle maniere, perché il maltempo vi ha costretto praticamente a non girare, è corretto? Sì, è corretto, noi ci avevamo provato, siamo riusciti a fare solo due contrade questa mattina. E poi avete rinunciato? E poi abbiamo rinunciato perché ha piovuto tutto il giorno, è un dispiacere soprattutto per i ragazzi giovani, quelli che ci tengono molto, che giravano per la prima volta. Io ho visto dei ragazzini piangere, dispiaciuti. Però poi il fine giornata è volto al sole, anche se invece sta piovigginando ancora. Diciamo che ora forse piangono di gioia, e quindi molto bene, e vediamo un po' ora che cosa succede. Da domani mattina si incomincia a lavorare, no, da stasera finiamo la festa. Dai. Festa e giochi, cavoli e scaramanzie. Drago aspettava da molto la data di stazione, esce come decimo e non c'era il capitano al cospetto del sindaco all'estrazione. Anche questa era una cabala? Non era una cabola, io avevo promesso a tutti i miei mangini che li avrei mandati a provare questa sensazione incredibile, che è quella di andare su all'estrazione a sorte quando non si corre, quindi c'è la possibilità di essere estratti a sorte. Per prima di tutto il tuo popolo, che cosa è successo, e sentire poi il popolo che gioisce da lì è una cosa veramente indimenticabile e unica. Buon fine festeggiamento, allora da domani si pensa al palio. Da domani si comincia a lavorare, non torno al lavoro a Roma, domani c'ho da fare a Siena. Mi sembra giusto, grazie al capitano del Drago. Oh! Allora, sentiamo dopo l'intervista del capitano del Drago fatta da Patrizio Salerno, rientriamo in diretta per alcuni istanti per poi chiaramente chiudere questa diretta dalle stazioni. Allora, Luca e Cecilia, i giochi sono stati fatti a questo punto. Diciamo che i giochi iniziano. Sì, i giochi sono stati fatti per l'estrazione e ora iniziano gli altri giochi. Sì, a questo punto i capitani già cominceranno a fare delle riflessioni per quello che riguarderà poi il panorama sia dei cavalli che delle monte, perché è questo poi, no, il nodo del gioco più grosso. Da qui al 29, quando invece ci sarà l'assegnazione dei cavalli, in realtà ci saranno incontri, anche durante tutto il periodo invernale si sono susseguiti fra contrade, fantini e quant'altro, però in questo momento poi diventerà febbricitante l'attività dei dirigenti delle 10 contrade che corrono al palio, ma non solo, ma anche di quelle che invece non corrono e che hanno una rivale in campo. E invece le quote rosa in tutte le contrade cosa fanno? Quote rosa fanno quello che fanno gli altri, quello che fanno sempre, no? Io volevo dire questa cosa, che è il primo appuntamento con la sorte ormai si è consumato, ce ne sono altri due, l'assegnazione dei cavalli e poi la busta famosa per l'ingresso alla mossa, per cui il primo è andato e sono state estratte a sorte le contrade, vedremo adesso poi i cavalli, e anche quelli determinano molto anche per le monte dei Fantini, e poi vedremo anche i posti al canape, che è un altro momento, un altro appuntamento importantissimo con la sorte, sono tre alla fine. E sono i tre momenti dove l'uomo non ci mette mano. Esattamente, no, non ci mette mano, è tutto la dea bendata, è tutta la fortuna, la sorte determina questi aspetti del palio, ed è anche uno degli aspetti più belli, no? Se vogliamo, altrimenti sarebbe una cosa prevedibile, invece così non lo è. Eh beh, questo è un gioco machiavellico, perché poi il palio ha tutte le sue sfaccettature, tutte le sue cose, poi c'è chiaramente il godimento se perde l'avversario, insomma c'è tante componenti che sono abbastanza inusuali sotto. Poi c'è l'altra cosa che è anacronistica, chi vince paga, per cui significa tutto il mondo che vince o incassa o prende una coppa, una medaglia, qui chi vince deve poi pagare la vittoria, per cui significa è stato concepito in una maniera così molto astrusa, molto particolare, da quelli sono stati i nostri avi. Io ricordo un mio avo che si chiama
si chiamava Silvio Gigli, che è stato un grande, una persona al quale ho voluto tanto bene, come ho voluto tanto bene al suo figlio Cesare, che ci ha lasciato, e anche lui senese, personaggio veramente carino, grande persona. E ricordo di Silvio quella bellissima frase quando lui concludeva le sue radiocronache in un tributo di bandiera e di colori: Siena trionfa ancora immortale. Allora, nuovamente una battuta con Giacomo Burroni. Giacomo Burroni è l'uomo di Rete Ivo, l'uomo di Ivo TV, si è parlato del 5G, ma tutta questa tecnica dove andremo a finire? Cioè, qual è? C'è un punto d'arrivo? Te l'hai già individuato o no? Il punto d'arrivo credo sia, diciamo, l'unione della storicità di quello che è in questo caso una città che vive di storia e è parte della storia, con una tecnologia che si deve adeguare, e non la città certamente la tecnologia, quindi si devono armonizzare le due parti per creare un qualcosa, un palio che mantenga tutto quello che è la sua storicità e il suo modo di trasportare anche tutti i turisti che si presentano nella città, ma con la possibilità di comunque avere quelle funzionalità e quelle, diciamo, semplificazioni che la tecnologia 5G e già adesso quello che sono le wifi e il 4G ci permettono. Bene, noi con Giacomo Burroni faremo un percorso insieme, un percorso molto bello, e a questo punto l'ultima battuta da Luca e Cecilia. Luca? Sì, dunque io voglio immaginare che sarà un palio splendido a questo punto, perché la conformazione delle contrade di oggi... A colori, oggi è un po' bianco e nero. Sì, oggi è bianco e nero, ma io spero invece che sarà bene riscaldato con un bel sole diverso da oggi. Ceci? Sì, volevo dire un po' la stessa cosa, di uscire al più presto dall'inverno. Ci usciamo parlando di palio, perché l'estrazione in qualche modo ci fa uscire dal torpore invernale. Speriamo che anche il sole esca e si possa godere l'avvicinamento alla carriera del 2 luglio. Allora, poi chiaramente replicheremo questa lunga diretta e tutte le interviste che ha fatto Patrizio, che non potevano essere stoppare la diretta che facevamo, per cui si arricchisce il contenuto. Ripetiamo le contrade che perderanno parte alla prossima carriera: Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera sono state estratte. Anche queste in ordine alfabetico erano nel gruppo La Chiocciola, Il Drago, La Cirappa. Queste sono le 10 contrade. Un ringraziamento per averci seguito sul digitale di Canale 3 e del Canale Civico, e nel nostro streaming della nostra Web TV e poi anche su Ivo TV, per cui significa una platea enorme di possibilità per seguire quello che è stato l'evento di oggi pomeriggio in Piazza del Campo. Bene, come sempre un ringraziamento allo staff tecnico sia di Canale 3 che di Rete Ivo, che sono stati con noi e ci hanno permesso di poter fare questa bella diretta, di farvi godere quello che è accaduto in Piazza del Campo. E come ho detto, dall'inizio di giugno partiremo con un nuovo programma, una striscia quotidiana dal titolo Entrata Affiancata, per cui significa entriamo nel palio, entriamo nella corsa, entriamo tutti insieme a vivere questa bellissima avventura che è il palio di Siena. Grazie a tutti e un buon proseguimento di serata.